E allora, oggi, 12 dicembre, alle ore 16, presso Palazzo Dogana, sede della provincia di Foggia, dell'ente provincia di Foggia, l'associazione culturale Gargano Eventi presenterà questo interessantissimo progetto intitolato a Federico II, Il cammino di Federico II, l'imperatore medievale che tanto ha fatto parlare di sé, il primo a voler tentare l'unificazione d'Italia. Esatto. Eravamo negli stessi anni in cui viveva San Francesco d'Assisi e Federico II girava per tutto il suo impero con la sua corte viaggiante. Ecco, a proposito di cammino, per scoprire la bellezza dei nostri territori, l'importanza di tutelare il nostro ambiente, oggi siamo in compagnia di Luca Vinelli dell'associazione appunto Gargano Eventi, che ci parlerà di questo importante evento, di questa interessante iniziativa. Buongiorno Luca, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per avermi concesso questa opportunità. Grazie a te, grazie a voi per questo interessante progetto. Qui con me c'è anche la collega Maria Pia Picciafuoco, con la quale ecco, ti faremo Sì, qualche domanda. decisamente non vedo Intanto, l'ora. ecco, inizia tu a presentarci questo progetto. Allora, il progetto del Cammino di Federico II nasce da una crescente passione per il trekking a livello nazionale, ma anche individuale, perché in passato alcuni nostri associati, tra i quali c'ero anch'io, abbiamo portato a termine la Via Francigena e ultimamente anche altri cammini regionali, quindi quelli del Camino Materano, ultimamente uno interessantissimo anche in Umbria, e quindi la crescente passione per il camminare ha indotto noi a chiederci perché no anche da noi, viste le difficoltà che il territorio incontra, soprattutto nelle aree interne. E quindi questo cammino ha inteso coniugare le bellissime bellezze naturalistiche, paesaggistiche, con un immenso patrimonio culturale che si trova nel nostro territorio. Parliamo della Capitanata, quindi sia sul lato del Gargano che sul lato della Daunia. E quindi l'idea progettuale è stata quella di mettere in rete gli attrattori storico-culturali. Il territorio dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista paesaggistico, come dicevo, le economie locali e ovviamente il tentativo è quello di mettere in rete le istituzioni, gli enti e le amministrazioni in modo da fare così una rete sinergica funzionale. Molto bene, noi intanto grazie al prezioso aiuto della regia stiamo già vedendo la mappa che tu stesso ci hai inviato, caratterizzata da questo fil rouge, è il caso di dire, che rappresenta il cammino, ma c'è anche un filo giallo, una linea gialla. Ecco, lascio a te il compito di commentarcela. Da dove parte questo cammino, come si sviluppa, quali sono le sue peculiarità? Allora, il tratto rosso identifica l'interezza del progetto nella via Garganica e quindi moltissimo del territorio è interessato al cammino. Ovviamente si è cercato di avere una località di partenza che avesse la possibilità di un'ottima connessione quindi, come si suol dire, la multimodalità di trasporto. E quindi il cammino originariamente parte da Foggia ed arriva a Foggia. Ovviamente ha uno sviluppo enorme, non è possibile per un camminatore percorrerlo tutto in un periodo di ferie, sebbene ci sia qualcuno che lo faccia, ma 480 km prevedono più appuntamenti per il camminatore. Attualmente però, per brevità attuativa e anche per semplicità, ci stiamo dedicando a un modulo che invece trae origine da Manfredonia e arriva a Manfredonia. E questo modulo, anche se sembra più piccolino, ha già 210 km e attraversa antichi tratturi, anche nuove realizzazioni e anche rifacimenti. Quindi ha cercato di mettere in rete
cammini, scusate, i percorsi esistenti. Ha cercato di valorizzare quello che il territorio poteva offrire, senza andare tentare una infrastrutturazione nuova, quindi ulteriori spese. Si tratterà semplicemente di rimettere a sistema tutto l'impianto e mettere in sicurezza e possibilmente effettuare quelle necessarie opere di manutenzione. È un cammino impegnativo, parte da Manfredonia, sale a Monte Sant'Angelo per 16 chilometri attraverso un antico sentiero che si chiama Scanna Mugliera. È Nome. bellissimo il nome, che è tutto un E poi programma. da Monte Sant'Angelo, dove si incontra ovviamente tutti questi luoghi, sono contrassegnati da testimonianze medievali importanti. In questo caso abbiamo il castello di Federico II Manfredonia, il castello nell'arrivo di prima tappa a Monte Sant'Angelo. E poi non potevamo far mancare un'esperienza immersiva ai camminatori e quindi da Monte Sant'Angelo si dirigono verso la foresta Umbra. Attraverso il bellissimo bosco di Marguara raggiungeranno quindi la località Baracconi, attraverso la Valle dei Cacciatori, stupenda, e ovviamente il pernottamento anche lì per poi ripartire e raggiungere Vico del Gargano. Anche questa tappa è importante, attraversa Monte Jacovizzo, e sono località che trasmettono all'anima e al camminatore un'esperienza notevolissima. Raggiunto Vico del Gargano, ovviamente anche lì c'è un castello da visitare, il centro storico e tantissime attrazioni, quindi i punti di interesse sono stati mappati e localizzati in maniera da rendere il cammino interessante. E da Vico del Gargano poi si porteranno a Peschici. A Peschici anche lì c'è un castello di Federico II, il percorso attraversa dei valloni interessantissimi che si portano per chi lo conosce, dalla strada che si percorre dalla foresta per andare a Vico del Gargano, sono i valloni che scendono giù verso il mare e quindi verso Peschici. Uno fra tutti è il torrente Dulso, che ha un impatto emotivo e estetico notevolissimo. E quindi ci auguriamo che queste località possano essere conosciute e apprezzate dal camminatore, ma anche dalle comunità locali. Molto spesso non sono conosciute, non sono apprezzate, non sono valorizzate. Ecco, E direi, allora dopo. chiedo scusa, Scusate. poi naturalmente puoi riprendere nella descrizione così accurata e azzeccata. Dicevo, a parte che è una caratteristica un po' di tutti gli italiani, non conoscere tante bellezze, tante realtà di tutti i tipi che hanno vicinissimo, ma comunque sicuramente c'è una marea di turisti e potenziali turisti o camminatori o pellegrini che amerà approfittare di questa vostra rete creata in maniera appunto così accurata. Io le volevo chiedere, proprio nello spirito di valorizzazione del personaggio di Federico II, secondo voi qual è il luogo o comunque l'evento che voi creerete magari per farlo conoscere meglio nel suo autentico spirito appunto di persona che credeva molto nel cambiamento attraverso la cultura, il che è una cosa assolutamente contemporanea. Allora, proprio in questo senso abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa di collaborazione con l'Università di Foggia e in particolare con il professor Favia, che collaborerà nella resa, diciamo, nella disponibilità di pregnanti argomenti culturali, in modo che il camminatore possa raggiungere il sito di interesse e avere una informazione dettagliatissima. E questo, tra l'altro, comporterà anche all'inizio delle abbiamo pensato a delle inaugurazioni di tappa, quindi il coinvolgere le comunità locali di partenza, di arrivo, soprattutto quelle dei camminatori, ma non solo, le scolaresche. Quindi questo è un volano di innesco di un circolo virtuoso. Sia per l'economia, ma soprattutto per la consapevolezza ambientale, per la conoscenza dei territori e soprattutto per la valorizzazione da parte delle comunità. E non ultima anche i
giovanissimi, quindi sarà possibile fare sia per per il percorso che unisce le varie località, anche una conoscenza della biodiversità, che è un argomento molto interessante. La consapevolezza ambientale è un argomento, è una delle criticità purtroppo che abbiamo riscontrato. Grazie Luca, è stato bellissimo viaggiare con te Veramente. stamattina con questa, con questo cammino di Federico II sulla cartina del promontorio del Gargano che la regia ci ha aiutato a percorrere attraverso il tuo racconto. Quindi invitiamo tutti gli interessati a partecipare ai lavori di oggi pomeriggio a Palazzo Dogana, sede della provincia di Foggia, dove appunto l'associazione Gargano Eventi presenterà questo importantissimo progetto. Noi per cui ti facciamo tanti cari auguri e in Veramente bocca al anche lupo. complimenti per questo progetto. Grazie. Io direi ormai, Grazie. Tony, che l'Europa si sta facendo di nuovo come quando è nata, cioè con la cultura, le università e con i cammini, con gli spostamenti, che una volta erano fondati esclusivamente sui pellegrinaggi. Adesso c'è il pellegrinaggio e ci sono tanti altri elementi, ma l'essenziale appunto è mescolarsi anche fisicamente in questo tempo in cui sembra importante solo l'immateriale, solo la tecnologia. Sono d'accordo con te, che bello questa Europa in cammino, speriamo sempre verso nuovi orizzonti, nuovi e più importanti orizzonti ed obiettivi. Salutiamo e ringraziamo nuovamente Luca Vinelli dell'Associazione Gargano Eventi, noi restituiamo alla regia, ci fermiamo solo per qualche istante, poi ci ritroviamo di nuovo insieme.